Tutta la tua famiglia è cristiana. Mm -hmm. Sono nata in una famiglia ortodossa, ma i miei familiari non sono cristiani devoti. Non leggono la Bibbia e non pregano. Oh. Quando hai accettato l'opera di Dio degli ultimi giorni? Nell'estate del 2020. All'epoca io e mia sorella Alessia abbiamo visto un video della Chiesa di Dio Onnipotente, il risveglio dal sogno. In cui si diceva che il Signore Gesù è ritornato. Così abbiamo scaricato l'app della Chiesa di Dio Onnipotente e contattato i fratelli della Chiesa. Ci hanno testimoniato che Dio Onnipotente ha espresso molte verità, ha compiuto l'opera di giudizio e creato un gruppo di vincitori. Ho letto tante altre parole di Dio Onnipotente. Ho visto che erano piene di autorità, erano tutta la verità e mi sono accorta che nessun essere umano avrebbe potuto esprimerle era la voce di Dio Dio onnipotente e il Signore Gesù ritornato mm. Io e Alessia abbiamo accettato l'opera di Dio onnipotente degli ultimi giorni Partecipavamo a riunioni e condividevamo sulle parole di Dio Ah Ma quando nostro padre l'ha visto e ha notato che non pregavamo più usando le icone ortodosse ha detto che stavamo adorando un altro Dio e tradendo il Signore Gesù. Oh, cosa pensavi di questa affermazione? Mio padre sbagliava. Dalle parole di Dio Onnipotente ho appreso che Egli e il Signore Gesù sono lo stesso Dio, lo stesso Spirito. Rappresentano Dio che compie opere diverse in età diverse. Nell'età della grazia assunse il nome di Gesù per compiere l'opera di redenzione. Ora, negli ultimi giorni, Dio ha un nuovo nome per compiere l'opera di giudizio. Dio Onnipotente è il nome che ha assunto al suo ritorno. Credendo in Lui non tradivo il Signore Gesù. Accoglievo il ritorno del Signore e seguivo le orme di Dio. Ma mio padre non aveva letto le parole di Dio Onnipotente, e non sapeva che egli è il Signore Gesù ritornato. Mm. E tu glielo hai comunicato? Ho cercato di spiegarglielo, ma non mi ha nemmeno lasciata parlare ed è rimasto della sua idea, arrivando anche a rimproverarmi. Se ci avesse sorprese a leggere di nuovo le parole di Dio Onnipotente, ci avrebbe impedito di credere a costo di picchiarci a morte e farsi arrestare. Sentirlo parlare così mi ha sconvolta. Non pensavo che potesse sputare tanto veleno soltanto per impedirci di credere. Quel giorno mio padre ci ha sbattute fuori di casa. E siamo rimaste fuori per ore in pigiama. Turbata nel profondo, ho detto una preghiera a Dio. Amato Dio, mi sento un po' debole. Ma so che devo essere forte e sopportare tutto questo. Se anche mio padre mi ostacolerà, io crederò in te. Ti prego, dammi fede e forza. Ho ricordato queste parole di Dio. Devi possedere il mio coraggio e avere principi nell'affrontare parenti che non credono. Ma per amor mio non devi cedere ad alcuna forza oscura. Confida nella mia saggezza per percorrere la via della perfezione, non lasciare che le trame di Satana prendano piede. Sforzati di mettere il tuo cuore dinanzi a me, e io ti conforterò, portandoti pace e felicità. Queste parole mi hanno scaldato il cuore e mi sono ripresa. Con le parole di Dio, visto che, pur ostacolandomi, mio padre era nelle sue mani e non dovevo temerlo. Dovevo pregare Dio di darmi coraggio e saggezza per superare quella prova. Da allora, anche se mio padre mi proibiva di avere contatti con i fratelli e le sorelle e spesso controllava persino il mio telefono, mi impegnavo per eludere il suo controllo. Mi nascondevo in bagno, nella doccia, in cantina o in giardino, per poter chattare con fratelli e sorelle. Giusto. Leggendo le parole di Dio troviamo la fede per resistere alle oppressioni. Mm, sì. Poi ci siamo formati in segreto come irrigatrici e assunto doveri. Ma i neofiti bisognosi di irrigazione aumentavano e dovevo condividere con loro ogni giorno. Sospettando che avessi ripreso con le riunioni, mio padre ha aumentato i controlli. Controllava il mio telefono e... Quando ero sola nella mia stanza, si intrufolava per vedere cosa stessi facendo. Ha installato in casa delle telecamere e mi faceva persino sorvegliare da mio fratello in cambio di regali. Qualche volta ero costretta a cancellare tutto ciò che riguardava la chiesa dal cellulare e lasciare la chat del gruppo di riunione. Ma alla fine mio padre mi ha scoperta a praticare la mia fede. Quel giorno aveva bevuto e mi rimproverava e ha persino bestemmiato Dio. Non ce la facevo più. Così gli ho detto, io credo nel vero Dio, il Signore Gesù è ritornato. Dio Onnipotente ha espresso molte verità per salvare l'umanità e liberarci dal peccato. È la mia unica occasione di salvezza. Devo praticare. Se mi ostacoli nella mia fede in Dio Onnipotente, non avrò altra scelta che andarmene a vivere altrove. Oh, e a questo come ha reagito? Mm, a dire il vero non ha detto nulla e per un po' di tempo non ha più menzionato la mia fede e ha smesso di cercare di reprimermi. Pensavo che il peggio fosse passato, ma si trattava solo della calma prima della tempesta. Mentre stavo iniziando una riunione... Mio padre disse che voleva vedere il mio telefono. Ma io non gliel'ho dato. Avrebbe potuto distruggerlo. Il tuo telefono era importante per te? Mm, sì. Era l'unico modo che avevo per tenermi in contatto con la Chiesa e per leggere le parole di Dio Onnipotente. Mm. Così ho contattato una sorella della Chiesa. Le ho spiegato la situazione. E ho fatto riassegnare a lei i neofiti che irrigavo. Poi ho nascosto il mio telefono. Quel giorno mio padre ha invitato mio zio a casa perché ci dissuadesse dal credere in Dio Onnipotente. Non avevo idea di quali metodi avrebbero usato. Allora ho ripensato alle parole di Dio. Dio Onnipotente dice... In ogni fase dell'opera che Dio compie negli uomini, da fuori sembra che ciò che accade sia dovuto a un'interazione tra individui, che venga da disposizioni o da interferenze umane. Ma dietro ciò che appare, dietro ogni fase dell'opera e dietro ogni cosa che accade, vi è una scommessa che Satana fa con Dio e che richiede che le persone rimangano salde nel testimoniare Dio. Pensate a quando Giobbe fu messo alla prova, per esempio. Dietro le quinte Satana stava facendo una scommessa con Dio e ciò che accadde a Giobbe fu dovuto all'intervento e alle azioni degli uomini. Dietro ogni fase dell'opera che Dio compie in voi, vi è la scommessa di Satana con Dio. Dietro ogni cosa vi è una battaglia. Quando Dio opera, si prende cura di una persona e la osserva. E quando la favorisce e la approva, anche Satana le si mette alle calcagna, cercando di ingannarla e di danneggiarla. Se Dio desidera guadagnare questa persona, Satana farà tutto quanto in suo potere per ostacolarlo, utilizzando vari modi malvagi per tentare, intralciare e compromettere l'opera di Dio, al fine di raggiungere il suo obiettivo nascosto. Qual è il suo obiettivo? Non vuole che Dio guadagni nessuno. Vuole impossessarsi di coloro che Dio vuole guadagnare? Vuole dominarli e assumerne il controllo perché lo adorino, commettano azioni malvagie al suo fianco e si oppongano a Dio. Non è questo il bieco movente di Satana? Nella sua guerra con Dio, nel suo stargli alle calcagna, Satana persegue l'obiettivo di demolire tutta l'opera che Dio vuole compiere, di occupare e controllare coloro che Dio vuole guadagnare per annientarli completamente. Se non vengono distrutti, diventano sua proprietà per essere usati a suo piacimento. Ecco l'obiettivo di Satana. Grazie a queste parole ho capito che la repressione da parte della mia famiglia era una prova in tralcio di Satana: che non voleva che seguissi Dio e fossi salvata da Lui. Così usava la mia famiglia per costringermi a tradire Dio. Questa era la trama di Satana. Ho pensato agli attacchi di Satana subiti da Giobbe. Ogni suo bene distrutto, i suoi figli morti e il suo corpo ricoperto di pustole. Nonostante le sofferenze, Giobbe testimoniò Dio e umiliò Satana. Sapevo che avrei dovuto imitarlo. Per quanto mio padre e mio zio mi ostacolassero, dovevo perseverare nella mia fede. Rimanere salda e umiliare Satana. Mm. Le parole di Dio ci danno fede e forza. Sì. E quindi cosa pensava tuo zio della tua fede in Dio Onnipotente? Appena è entrato, ha iniziato a esortarci a rinunciare alla nostra fede. Ha detto: Avete abbandonato il Signore Gesù e non andate in chiesa. È tradire il Signore. Gli ho risposto: Dio Onnipotente e il Signore Gesù sono un solo Dio. Dio Onnipotente ha espresso milioni di parole e rivelato infinite verità, come il mistero del piano di gestione di Dio o come la storia segreta delle tre fasi della sua opera. Ha rivelato la causa del peccato dell'umanità, come Satana ci corrompe e ci ha mostrato la via della salvezza. In tanti riconoscono le parole di Dio Onnipotente come voce di Dio e hanno accolto il ritorno del Signore. Come puoi dire che credendo in Dio Onnipotente tradiamo il Signore? Quando venne il Signore Gesù, molti lasciarono il Tempio per seguirlo. Affermeresti che tradirono Yahvé Dio? Sono quelli che non seguono il Signore quando ne sentono testimoniare il ritorno a tradirlo veramente. A queste parole mio zio si è infuriato. Ha detto, Ma guardatela, non dà alcun peso alle mie parole e mi fa persino la predica. Sta facendo proselitismo e cerca di attirarmi nella chiesa. Poi sua moglie, in tono beffardo e derisorio, mi ha suggerito di sposarmi come tutte le altre donne e perseguire un lavoro stabile, invece di passare tutto il mio tempo a praticare la fede. Le ho risposto. Ho letto molte parole di Dio Onnipotente e grazie ad esse ho imparato il significato della vita e ciò che è più significativo perseguire. In questi anni, con l'intensificarsi di pandemie, guerre e carestie, i piaceri della carne e gli sbaghi possono garantire la nostra sicurezza, forse? È accettando l'opera di Dio Onnipotente, acquisendo la verità, che otteniamo la sua protezione contro le calamità. Questa è l'unica strada per ottenere la salvezza. Mm. Come hanno reagito alla tua comunione? Non hanno detto una parola. Ero irremovibile. Così hanno messo contro di me anche mio nonno e un altro zio. Ah, avere tutta la famiglia contro deve essere stata una dura prova. Mm, e come? Ho pensato ai fratelli e alle sorelle capaci di resistere di fronte alle persecuzioni e ai pericoli. Volevo testimoniare Dio. E umiliare Satana, proprio come loro. Così ho pregato Dio. Oh Dio, non so cosa mio nonno e tutti gli altri mi diranno o faranno. Ti prego, riempimi di forza. Come è arrivato mio nonno, ha rimproverato me e mia sorella e ci ha minacciate con la cintola. Rinunciate alla fede in Dio Onnipotente, altrimenti non sarete più le mie nipoti. A queste sue parole ho pensato, mai rinuncerò alla mia fede in Dio Onnipotente, neanche se tutta la mia famiglia mi abbandonasse. Il Signore Gesù disse, Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò Lui davanti al Padre mio. Non fa paura essere abbandonati dalle persone. Se invece è Dio a farlo, allora è tutto finito. Non avrei mai rinnegato Dio, per quanto mi ostacolassero. Ho detto, ferma. Dio Onnipotente è il vero Dio. Qualunque cosa diciate, non abbandonerò mai la mia fede in Dio Onnipotente. Anche mia sorella ha affermato la stessa cosa. Sono rimasti tutti sconvolti dalle nostre parole. Mio zio mi ha preso il telefono. E mi ha tempestata di domande. Chi chiami ogni giorno con questo? Chi sono? Dammi i loro nomi. E i loro numeri di telefono. Li denuncio subito alla polizia. Mi ha ordinato di sbloccarglielo. Io non l'ho fatto. E lui ha detto infuriato. A quanto pare sei una causa persa. Sei sorda a ciò che diciamo. Dovremmo mandarti a farti curare da uno psichiatra. Non capivano perché fossi così irremovibile. Esatto. Ai loro occhi la fede era solo una sorta di convinzione. E reputavano anormali coloro che facevano sacrifici per Dio. In seguito siamo state rimproverate da altri parenti, uno dopo l'altro. Ma io e mia sorella non cedevamo, ribattevamo. Alla fine sono andati via, sfiniti. Uh, hanno continuato a opprimerti in seguito. Mm -hmm. Non si sono fermati lì. Due giorni dopo mio padre ci ha mostrato dei video che screditavano la Chiesa di Dio Onnipotente. Li ha trovati offensivi perché sapevo che erano falsi e che calunniavano la Chiesa. Non credevo in Dio Onnipotente da molto, ma avevo letto le sue parole e compreso delle verità. Conoscevo la via verso la purificazione e quali erano le cose più significative da perseguire. Valutavo le cose in base alle parole di Dio e avevo acquisito discernimento tra bene e male. Notavo già dei miglioramenti in alcuni aspetti e la fede in Dio onnipotente mi aveva giovato molto. Provavo un senso di pace interiore e non avevo alcun dubbio che. Quella fosse la vera via. Così ho detto a mio padre. Credi a dicerie diffuse online, a bugie del diavolo, ma sull'opera di Dio non hai indagato. Io credo nel vero Dio. Ma mio padre mi ha interrotta subito e mi ha rimproverata. Poi è tornato mio zio e ha ripreso a dire "Chi sei parte della famiglia e noi ti amiamo molto. Lo facciamo per te, ci ringrazierai. Per favore, abbandona questa chiesa il più presto possibile." Le sue parole mi hanno ricordato come Satana usò la moglie di Giobbe per attaccarlo. La moglie di Giobbe disse sei ancora saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Ma Giobbe non la secondò, anzi la rimproverò, perché parlava come parla una donna stolta. Ora, anch'io ero oppressa dalla mia famiglia. Dicevano di farlo per me, ma volevano che abbandonassi Dio Onnipotente. Ero stanca delle bugie e degli inganni. Così mi sono seduta in silenzio e li ho ignorati. C'erano così tante cose che avrei voluto dire, ma sapevo che non mi avrebbero ascoltata. Vedendo che ero irremovibile, mio padre mi ha ripetutamente frustata sul viso e sulle mani. Il dolore era lancinante e ho iniziato a piangere. Infine... Hanno confiscato i telefoni a me e a mia sorella per farci perdere contatti con la Chiesa. Poi mio padre ha continuato a proibirci la lettura delle parole di Dio. Mi seguiva ovunque perché non restassi sola e controllava persino le mie espressioni. Se gli sembrava che avessi in mente qualcosa urlava Non osare nemmeno pensare a quel Dio. Cercava persino di controllare i tuoi pensieri. Devi esserti sentita molto oppressa in quell'ambiente. Sì. Rammentavo le parole di Dio onnipotente. I credenti e i non credenti non sono compatibili, sono opposti. Chi non crede nel Dio incarnato è un demone e, a maggior ragione, verrà distrutto. Chi è Satana? Chi sono i demoni? Chi sono i nemici di Dio? se non chi gli resiste e non crede in lui. Dio ha svelato l'essenza dei non credenti. Pensavo che la famiglia fosse il legame più stretto, ma loro mi hanno oppressa e ostacolata. Grazie alle parole di Dio ho visto infine la loro vera natura. Loro credevano nel Signore, ma non avevano il minimo desiderio di ricercare nemmeno di fronte al suo ritorno. Non ascoltavano la sua voce e non lo accoglievano. Facevano di tutto per non farci accettare Dio Onnipotente, sputando giudizi e condanne verso di lui. Erano persone che odiavano Dio e gli si opponevano. In quanto nemici di Dio, erano anche miei nemici. Io ero diversa da loro. Con l'oppressione hai acquisito discernimento. Sì. Nah. Mm. Ti sarai sentita debole durante quel periodo, vero? Certo. Ora discernevo la mia famiglia, eppure continuavano a tenermi sotto sorveglianza. Non potevo nemmeno parlare con mia sorella di questioni spirituali. Così col tempo mi sono sentita debole. Ho pensato a queste parole di Dio. Non essere avvelito, non essere debole. E io chiarirò le cose per te. La strada verso il regno non è così agevole. Nulla è così semplice. Vuoi ottenere facilmente le benedizioni, giusto? Oggi tutti avranno prove amare da affrontare. Senza di esse il cuore amoroso che avete per me non si rafforzerà. E voi non proverete per me un amore autentico. Sebbene tali prove consistano solo in circostanze di scarso rilievo, tutti devono sperimentarle. È solo che la difficoltà delle prove sarà diversa a seconda delle persone. Le prove sono una benedizione da parte mia. E quanti di voi vengono spesso innanzi a me e implorano in ginocchio le mie benedizioni? Sciocchi bambini. Pensate sempre che qualche parola favorevole conti come le mie benedizioni, eppure non vi rendete conto che l'amarezza è una di esse. Quelli che condividono la mia amarezza condivideranno di certo la mia dolcezza. Queste sono la mia promessa e la mia benedizione per voi. Le sue parole mi hanno scaldato il cuore. Ho sentito la sua vicinanza. Egli capiva cosa stessi pensando e subendo e usava le sue parole per incoraggiarmi. Sapevo che entrare nel regno dei cieli era così difficile e che la vera via veniva respinta di continuo perché in questo mondo governa Satana ed egli non permette a Dio di venire a salvare l'umanità né consente alle persone di seguire Dio. Di conseguenza chiunque lo faccia viene perseguitato. Molti Nell'età della grazia furono persino martirizzati per la loro fede nel Signore Gesù. Ora, nell'età del regno, Dio si è incarnato di nuovo per salvarci. In Cina, moltissimi credenti in Dio onnipotente sono stati arrestati, picchiati e torturati dal PCC. Eppure rimangono saldi nella loro fede in Dio e lo testimoniano. Di fronte alla persecuzione da parte della mia famiglia, era un onore incredibile per me testimoniare Dio davanti a Satana. Ho incontrato difficoltà, ma racchiudevano le buone intenzioni di Dio. Quando ero priva di fede non discernevo le trame di Satana. Dio ha usato quegli ostacoli per insegnarmi ad affidarmi a Lui e a ricercare la verità. Quella situazione mi ha aiutata a comprendere la verità. Capire le intenzioni di Dio mi ha tranquillizzata e rasserenata. E così ho deciso di affidarmi a Lui. Finché Dio era al mio fianco, non mi importava chi mi ostacolasse. Con le parole di Dio a guidarti attraverso quell'oppressione, la tua fede si è rafforzata? Sì. L'odio a Dio. In quel periodo, la mia famiglia ci impediva di leggere le parole di Dio, e mi sentivo così male che ho pensato di scappare. Mi sembrava fosse l'unica via d'uscita. Lontana da casa avrei potuto praticare, ma tutte le vie di fuga erano bloccate. Mio padre era sempre in casa e non sapevo come evitarlo. Tutta la famiglia mi controllava, poi non avevo soldi e non sapevo dove andare. Temevo che se fossi scappata mio padre avrebbe denunciato i miei fratelli alla polizia. Ero depressa, non facevo che piangere e non volevo farmi vedere così. In quel periodo vivevo nella paura costante. Quando pregavo nella mia stanza, avevo sempre paura che mio padre entrasse, che sfondasse la porta e mi sgridasse. Temevo che picchiasse me e mia sorella. Non sapevo per quanto ancora sarebbe andata avanti. Al pensiero che i miei fratelli potevano riunirsi e svolgere i loro doveri, mentre a me era proibito, provavo invidia. Così ho pregato Dio. Amato Dio, mi è difficile praticare la fede in casa. Voglio andarmene di qui, per poter svolgere il mio dovere. Ti prego, aprimi una strada. Un giorno sono riuscita a eludere i miei familiari e ho letto due passi delle parole di Dio. Mentre subiscono le prove, è normale che gli uomini siano deboli. O abbiano in sé della negatività o manchino di chiarezza riguardo alla volontà di Dio o la loro via della pratica. Ma tu comunque devi avere fede nell'opera di Dio e non rinnegarlo, proprio come Giobbe. Sebbene fosse debole e maledicesse il giorno in cui era nato, Giobbe non negò che tutte le cose della vita umana fossero elargite da Yahvé e che Yahvé, e anche colui che le toglie tutte. In qualunque modo fosse messo alla prova, mantenne questa fede. Nella tua esperienza, indipendentemente da quale raffinamento tu subisca attraverso le parole di Dio, ciò che Dio vuole dall'umanità, in sintesi, è la fede e l'amore dell'umanità per Lui. Ciò che Egli perfeziona operando in questo modo è la fede, l'amore. E le aspirazioni degli uomini. Dio compie l'opera della perfezione sugli uomini e loro non possono vederla, non possono sentirla. In queste circostanze è necessario che tu abbia fede. La fede degli uomini è necessaria quando non si può vedere qualcosa a occhio nudo, e la tua fede è necessaria quando non puoi rinunciare alle tue nozioni. Quando non hai chiarezza in merito all'opera di Dio, ciò che ti è richiesto è avere fede, prendere una posizione salda e rendere testimonianza. Quando Giobbe arrivò a questo punto, Dio gli apparve e gli parlò. In altre parole, è solo da dentro la tua fede che sarai in grado di vedere Dio e, quando avrai fede, Dio ti porterà a perfezione. Senza fede non può farlo. Se ti accadessero molte cose che non sono in linea con le tue nozioni, ma riuscissi a metterle da parte e acquisire una conoscenza delle azioni di Dio a partire da queste cose, e se nel pieno del raffinamento rivelassi un cuore colmo d'amore per Dio, allora questo sarebbe rendere testimonianza. Se la tua casa è in pace, godi delle comodità della carne, nessuno ti perseguita, e i tuoi fratelli e sorelle nella Chiesa ti obbediscono, puoi mostrare un cuore colmo d'amore per Dio? È una situazione che può raffinarti? È solo attraverso il raffinamento che può manifestarsi il tuo amore per Dio, ed è solo attraverso il verificarsi di cose non in linea con le tue nozioni che puoi essere portato a perfezione. È attraverso il servizio di molte cose negative e contrarie, e l'impiego di tutte le molteplici manifestazioni di Satana, le sue azioni, le sue accuse, il suo disturbo e i suoi inganni, che Dio ti mostra chiaramente l'orribile volto di Satana, perfezionando in tal modo la tua capacità di riconoscere Satana, così che tu possa odiarlo e abbandonarlo. Amen, eh, che parole meravigliose! Sì. Con le parole di Dio ho capito chiaramente la sua intenzione. E ho visto che nella nostra fede dobbiamo affrontare delle prove. Solo attraverso queste prove possiamo acquisire vera fede in Dio. Prendiamo Giobbe. Nelle prove è rimasto saldo nella testimonianza. La sua fede in Dio è aumentata e Satana ha battuto in ritirata. Sapevo che avrei dovuto prendere. Giobbe come modello e rimanere salda. Ma avevo dimostrato di avere davvero poca fede. Se potevo riunirmi in un luogo sicuro e tranquillo, la mia fede era forte e affermavo qualunque cosa accada, non darò mai la colpa a Dio. Ma quando ero oppressa dalla mia famiglia e rinchiusa nella prigione della mia casa, sono diventata debole. Non ho abbandonato la mia fede, ma non facevo che lamentarmi. E volevo sempre eludere le avversità, cercando una vita e una fede prive di ostacoli. Questo dimostrava la mia natura incline a tradire Dio. Ho pensato alla fermezza di Giobbe. Quando Satana lo mise alla prova e lo attaccò, Giobbe non osò mai lamentarsi con Dio. Non gli avanzò richieste irragionevoli e tantomeno lo contestò per aver permesso che gli accadessero quelle cose. Giobbe era sottomesso a Dio e lo riveriva, io invece no. Ho capito che Dio usava quella situazione per mettermi alla prova e perfezionare la mia fede. Volevo una fede in tranquillità, evitando le situazioni che Dio disponeva, senza imparare nulla da esse. Mi sarei ritrovata a mani vuote. Ho considerato che, nonostante avessi sofferto un po', Dio era sempre al mio fianco e mi guidava. Quando ero debole, le sue parole mi confortavano e mi incoraggiavano. Come potevo lamentarmi con lui? Ero priva di coscienza. Invidiavo i fratelli che non erano oppressi dalle loro famiglie. Ma ora che ci pensavo, chi trae guadagni maggiori? Chi vive nella tranquillità e nella grazia oppure chi sperimenta le avversità? E la risposta era ovvia. Dio governa e orchestra ogni cosa e non compie opere prive di significato. Solo Dio sa. Quali sono le situazioni migliori per il mio progresso? Non io. Quindi devo sottomettermi e ricercare. Mm. Quando comprendiamo le intenzioni di Dio, vediamo che tutto ciò che Egli fa è buono. Sì. Come hai fatto in seguito a partecipare alle riunioni? Dio mi ha aperto una strada. Eh. Poco dopo, mio padre ha trovato lavoro. E ha iniziato a uscire spesso. In quel periodo, io e mia sorella potevamo partecipare alle riunioni. Quanto alle telecamere di sorveglianza, non solo non ci ostacolavano, ma anzi ci hanno anche aiutato a proteggerci. Perché potevamo vedere quando mio padre rientrava e interrompere la nostra riunione. Se usciva di nuovo, la riprendevamo. Oh. Se era in casa non potevamo partecipare alle riunioni. Così chiedevamo di uscire per fare acquisti. E poi coglievamo l'occasione per condividere all'esterno, nel parco. È meraviglioso. Nel 2022 sono stata incaricata di irrigare i neofiti. Poi nominata supervisore. Ho continuato a compiere il mio dovere, nonostante mio padre. Mm. Questa esperienza ha rafforzato la tua fede. Ho sperimentato le parole di Dio, ho visto la sua onnipotenza e ho acquisito fede in Lui. Ho imparato ad affidarmi a Lui, nutrendomi delle sue parole per risolvere i problemi. Ho acquisito discernimento sui miei familiari e ho imparato così a gestirli. Non avrei appreso nulla in un ambiente confortevole. L'opera di Dio è concreta, meravigliosa. Dal profondo del cuore lodi a Dio Onnipotente. Lode a Dio. Dio si è lodato.